fissa un nuovo cronoprogramma perché le scadenze sono state riviste e condivise con i comuni, hanno tempo fino al settembre 2023 per cogliere gli obiettivi elencati nella legge della prima parte della fusione. Se così sarà, cioè se i cittadini avranno la piena consapevolezza che è iniziato seriamente il processo di fusione dei servizi e delle iniziative di cui i comuni si occupano, due comuni su tre potranno chiedere alla regione ulteriore tempo per completare il processo di fusione. Io credo che sia l'unico modo per avere la concordia necessaria per mettere insieme tre macchine amministrative così complesse e per avere la certezza della nascita della nuova Pescara, una città ovviamente che svolgerà un ruolo di grande importanza nel Medio Adriatico e in tutta la nazione italiana. Per fare questo c'è bisogno però di concordia, tutti devono lavorare per cogliere questo obiettivo. E la gestione della sicurezza da parte della Polizia Municipale sono i primi tre servizi che saranno oggetto di attività associata o di fusione. O entro settembre del 2023 noi riceviamo fatti concreti che comprovino l'avvenuta fusione di servizi di grande importanza, dal 1 gennaio 2024 i comuni saranno sciolti. Verrà nominato un commissario ad acta da parte della regione per cogliere l'obiettivo di raggiungere la fusione dei servizi, perché qualcuno dovrà governare questa macchina. Ovviamente verrà anche nominato un commissario prefettizio governativo che sarà coadiuvato dagli ex sindaci, qualora non vi fosse rispetto della legge, dei tre comuni oggetto della fusione. La nuova Pescara è un processo ineluttabile che con questo nuovo progetto di legge noi riusciamo finalmente a scadenziare con atti concreti. Ci sono delle date reali: entro settembre 2023 i comuni devono dimostrare concretamente con studio di fattibilità di attivare l'unione di almeno tre servizi fondamentali per la vita di questo nuovo ente che nascerà da questa norma. Abbiamo finalmente lavorato in questi anni con la consapevolezza dei comuni che questo processo non può fare marcia indietro. Abbiamo superato le fasi critiche che sono quelle legate alla pandemia, ai fondi PNRR, che hanno visto in questi due anni le amministrazioni impegnate su fronti molto complicati e complessi, che chiaramente le hanno un po' distolte da questo processo di fusione. Adesso abbiamo un quadro chiaro, abbiamo un processo chiaro e scadenzato, quindi sicuramente se questo accadrà nei prossimi 9 mesi, quindi se i tre comuni riusciranno in questi 3 mesi a dimostrare di avviare correttamente questo processo, ci sarà più tempo per poi concretizzarlo e portarlo formalmente al 2027, altrimenti il 1 gennaio 2024 andiamo come da legge a scadenza naturale. La sfida della nuova Pescara sicuramente rappresenta una priorità per il territorio, ma può essere anche preso ad esempio per altre situazioni che possono generarsi in Abruzzo. Ovviamente ho seguito il progetto di legge e l'ho sottoscritto anche moralmente per l'onorevole Guerino Testa. E oggi i cittadini che nel 2014 sono stati chiamati al quesito referendario hanno una risposta chiara e decisa. La nuova Pescara si farà nel 2027 se saranno attuati gli obiettivi, saranno raggiunti gli obiettivi entro il 30 settembre, altrimenti questo lo vogliamo scongiurare nel 2024 con la nomina di un commissario.